In un'epoca in cui ogni tuo sbaglio artistico è facilissimamente correggibile, che valore ha l'errore? È un momento tipico, utopico, se vuoi, in cui si fanno errori, però degli errori della quella nota sbagliata che però non ci stava mica male, quel suono lì, però ecco, forse in quel momento non ce l'avrei mai messo, però così via, insomma, questo è l'errore in senso positivo. Ma no, il libro parla dell'errore nell'arte, nel senso di un procedimento quasi codificato per permettere al caso di entrare in quello che stai facendo. Io, introducendolo, non volevo parlare di quello che c'è dentro il libro, ho parlato della difficoltà di cancellare gli errori nel passato rispetto alla grande facilità che c'è oggi, no? Così, se pensate al coraggio del pittore, pennello in mano, che affronta una tela che magari gli è costato anche due cene che non ha mangiato, e gli errori diventano una cosa greve. Sì, beh, questo poi soprattutto, infatti si vede quando rifanno le radiografie delle tele che ci sono vari strati, quindi, a volte sono rifacimenti anche di secoli dopo, però lì entra un po' in ballo allora la storia dell'errore e dello sbaglio, che vabbè, io sono stato un po', forse un po' pignolo questa volta nelle definizioni, nella filologia, nelle definizioni delle parole, dei concetti, però mi sembra che sia necessario perché molto spesso se non si sa bene cosa si sta dicendo, la parola che si sta usando, magari la si può usare in modo errato e poi si capisce meno. Per esempio, io ho fatto la differenza fra sbaglio ed errore, in cui Che in inglese sarebbe tra a mistake and good error. mistake and a A bad bad error, mistake. a good mistake and error. Error, But we don't have that errare thing, tanto in sì, inglese. to err. Abbiamo un po', sì, to err, ma to err per I noi vostri vuol dire fare un errore, non. dizionari. No, è quello. Allora, lo sbaglio viene da una parola greca, poi è diventata latina, che è un abbaglio, cioè proprio una cosa che accade improvvisamente, che si può correggere subito, diciamo non molto grave. Mentre invece l'errore, che ma io ho guardato anche i vostri dizionari, c'è proprio anche l'errore che è Ah una sì, cosa certo, nel passato, nel passato. certo. Allora io sono medievale a questo punto, ecco, nella mia medievalità dico che tanto il libro è in italiano, quindi non mi venite addosso. L'errore invece è una cosa che deriva da errare, adesso senza stare a fare troppa demagogia, però errare significa vagare, andare da qualche altra parte e che magari quest'altra parte forse non è peggio di quello in cui stiamo andando. Infatti cito anche, c'è Italo Calvino quando fa le sue lezioni americane, e parla dell'esattezza a un certo punto, e a un certo punto si smentisce, dice io mi smentisco, però voglio parlare in questo momento, però forse non è proprio giusto che l'esattezza sia un valore definitivo, perché citando Leopardi dice che l'errore è uno che ti porta a diciamo, nuove riflessioni diverse, può essere anche più importante, oppure può essere anche indicativo di qualcosa di più risolutivo di quello che stai cercando di fare. E qui si arriva subito alla serendipità, no? Cioè, in fondo, Cristoforo Colombo ha scoperto l'America per sbaglio, perché lui voleva andare in India. Fleming ha scoperto la penicillina perché gli sono ammuffite delle culture e così via. Quindi non entro in tutti i dettagli di serendipità. Però questo errore, cioè, con errore, adesso qui parliamo solo di errore nella copertina, però ci sono tante cose, tanti concetti che sono simili, che si possono avvicinare Quello all'errore è importante, sì.
come non so, l'ambiguità, per esempio. Il caso. Il caso. L'alea, poi i processi aleatori sono anche una cosa un po' da definire meglio. Sono tante sfumature. Tu le metti in ordine abbastanza bene. Non alfabetico. Disordine alfabetico. Sì, ho fatto un ordine, ve lo dico anche alla fine, infatti forse non sono molto ordinato, però ho fatto l'errore del mio stream of consciousness. Cioè quello che mi veniva in mente dopo aver fatto un capitolo era quello che era in qualche modo correlato, per esempio sui sistemi di calcolo che sono basati sul caso, tipo io parlo del metodo Monte Carlo, che è un metodo di elaborazione di dati che risale all'inizio degli anni 40, fu usato anche da Fermi, insomma il periodo del progetto Manhattan. E questo è un calcolo che si parte a fare un'elaborazione con termini matematici rigorosi, però a un certo punto ci sono le cosiddette, e adesso poi non entro più in dettaglio, trappole analitiche che ti possono infilare in un vicolo cieco e andare da una parte completamente sbagliata. Allora, una di queste tecniche che usa i numeri a caso e non a caso si chiama metodo Monte Carlo, che arrivati a un certo punto di calcolo si ferma tutto e entro in un insieme che è stato definito da questo calcolo precedente si scelgono a caso nuovi parametri e poi si fa il calcolo su quello e poi è così per passi vari, e si è visto che questo dà una maggiore esattezza del calcolo. Non dico precisione, perché anche qui c'è anche un'altra storia fra esattezza e precisione. Ma è come il rumore gaussiano portato a un altro livello metodologico. Sì, più o meno, sì. Ma il fatto appunto che la precisione è solo la riproducibilità di una misura. Cioè, noi diciamo, abbiamo una bilancia che pesa, ci dà 2 kg in più, per esempio, e noi ci avviliamo perché pesiamo 2 kg in più, e riproviamo dopo e pesiamo sempre quegli stessi 2 kg in più. Allora, sapendolo, possiamo arrivare al valore esatto, invece l'esattezza è dare un valore attendibile, più attendibile. E quindi ci sono, siccome vengono usati a volte un po' a sproposito uno al posto dell'altro, ho fatto un po' il pignolo su queste cose, perché sono, per me sono abbastanza importanti quando si voglia parlare e approfondire qualche concetto. Però non credi che esista anche un mondo post-errori, una metodologia post-erratica? Perché oggi con gli strumenti che abbiamo ci sono tante persone, secondo me, che semplicemente generano migliaia di errori, poi li ascoltano, li guardano e scelgono quelli che gli piacciono. Certo. No? Allora a quel punto lì praticamente queste agenzie che noi potevamo attribuire a un caso o un rumore gaussiano, sì, dentro le nostre equazioni, diventa una metodologia totalizzante. Non... Certo, vabbè, ma questo metodo di calcolo analitico, ho detto, appunto risale, è stato anche usato qualche volta all'inizio addirittura del secolo scorso, però è stato codificato in qualche modo intorno alla prima metà degli anni 40, è proprio basato su questo. Cioè sul fare volontariamente degli errori, cioè non è proprio così, ma insomma è fare volontariamente degli errori per avere forse quella cosa che tu non avresti mai pensato di fare e che magari e qui rientrano altri meccanismi, per esempio i meccanismi di autocensura che uno fa. Uno non penserebbe mai di fare una certa cosa, poi la fa per errore e vede che funziona meglio di quello che avrebbe voluto fare. E questa appunto è un'altra cosa in cui l'errore ci aiuta a risolvere dei problemi. Ma questo bisogno di riconoscere il ruolo dell'errore dentro le cose può esistere soltanto quando abbiamo raggiunto la perfezione, in un certo senso. Quando i nostri mezzi sono così perfezionati che sentiamo il bisogno di reintrodurre questo... irrazionalità, sì. E quello mi fa pensare, non so, nell'arte primitiva per esempio non c'è nessun bisogno di
affidarsi a un errore. L'errore è una parte intrinseca di tutto quello che fai. Cioè, è una terapia contro l'eccesso di... di controllo. Di controllo. Sì. Sì, quello è, alla fine, è importante. Sì, sì, quello. E, per cui appunto, riguardo al vagare, allora qui la vaghezza, poi c'è tutto un gioco di parole, se vogliamo, no? Mm. Errore, errare, vagare, vaghezza, bellezza. Però credo che valga solo per l'italiano, quindi non voglio diventare universale. C'è sì, un pochino, riesci, no? Cioè, riesci sì, a fare un'etimologia, sì. È una cosa simile, appunto, che dall'errare, errare, vagare, vagare ci porta, e qui veniva citato Leopardi da Calvino, e questo vagare ci porta anche a una bellezza superiore, magari. Per esempio, poi ci sono anche alcune considerazioni sul lavoro, perché Leopardi per esempio dice che la maggior più grande vaghezza c'è nel lavoro notturno, perché il lavoro notturno è quello che dà i contorni indistinti ed è una cosa migliore. E qui andiamo anche a fare qualche considerazione, qui lo faccio, sulla differenza fra lavoro notturno e lavoro diurno, che è diverso, perché uno nella sua consapevolezza di giorno affronta un mondo forse più chiaro, forse più anche più, diciamo, legante alle proprie convinzioni, mentre invece nel momento notturno segue altri impulsi che possono essere più negativi o positivi, comunque sono molto diversi. E da qui esce fuori anche la famosa tecnica del dormiveglia, che è stata usata da molti, in primis da Leonardo da Vinci, almeno il più famoso di cui, a cui ci si riferisce Leonardo da Vinci, ma anche Edison, anche insomma, adesso perdo qualche nome, però è un sistema molto di... addirittura Leonardo da Vinci scaglionava i suoi sogni e le sue veglie nella giornata, cioè dormiva 2 ore, poi si svegliava, poi ridormiva altre 2 ore, si svegliava. E in questi momenti di passaggio, di transizione fra il sonno e la veglia, si concentrava in qualche modo, diciamo, si impostava a pensare quello che gli serviva, che voleva ricercare, e in questo modo riusciva a evitare molti di quei blocchi di cui avevamo detto prima. Cioè, faceva una ricerca, si fa, e ho visto che funziona, in effetti ci si addentra in un argomento con grande libertà, e veramente a volte con anche una libertà che non ci daremmo neanche volutamente, perché qui si entra nel campo, diciamo della creatività. E della neurologia. Sì, no, non ancora neurologia, sono un po' di psichiatria. Beh, sì, sono zone che funzionano meglio. Certo, il surrealismo era basato su questo, no? Però come diceva un fisico, un famoso fisico della fine dell'Ottocento, Henri Poincaré, che diceva che alla fine la creatività, lui non la chiamava creatività perché creatività è una parola che è uscita fuori solo a metà del secolo scorso, però parlava dell'invenzione. Allora, l'invenzione è data magari da associazioni che non avremmo mai fatto o che capitano casualmente, e quello è il momento dell'invenzione, che però sono comunque frutto di un lavoro precedente, anche se noi non riusciamo a seguire bene qual è stato il percorso per arrivare a questo accostamento, a questa invenzione o a questa scoperta, eccetera. Lui lo diceva dal punto di vista scientifico, dal punto di vista artistico, eccetera. E quindi questo è dato da appunto certi meccanismi che sono difficili da decifrare, da definire, però non è lo Spirito Santo che passa sotto e ci tira il colpo di genio. Quel colpo di genio lì che questo pseudo Spirito Santo ci ha tirato in testa è semplicemente il risultato di una serie di altre riflessioni, di altre associazioni che abbiamo fatto magari in anni precedenti, che a volte danno un risultato
assolutamente non interessante, a volte danno proprio il risultato della, diciamo, scoperta o comunque del bel risultato. Lui parla di bello e utile, non fa tanta retorica su questo, dice il risultato è bello e utile se può venire in questo modo, se l'associazione ha un senso. Questo a me ce ne sono molti che ipotizzano la pratica di tenersi in uno stato dicono che Sun Ra non ha mai dormito in un letto, per esempio, stava sveglio tutta la notte e tutto il giorno, sempre ogni tanto in mezzo a un concerto si addormentava per 10 minuti, mai di più. Però qualcosa gli veniva. Ma lui andava avanti così, come anche Rimbaud diceva, sistematicamente disorientare tutti i sensi, no? Era una pratica proprio. Eh sì, perché noi poi ci mettiamo delle strade, dei percorsi, a volte cercando di essere razionali o logici, ci troviamo dei percorsi che magari non lo sono affatto, ma comunque sono costrittivi rispetto alla nostra fantasia, al nostro tipo di associazioni che potremmo fare. La presenza sempre della possibilità dello sbaglio poi ha un suo fondamentale. Amiamo l'errore.